Visita sorpresa del vescovo di Treviso all'ex caserma Serena, il più grande hub in Veneto. Vivono oltre 600 migranti, condizioni di umana dignità rispettate, dice Monsignor Tommasi, che annuncia presto una cinquantina di loro sarà ricevuta da Papa Francesco. Altra protesta del sindaco leghista di Legnago contro l'arrivo di migranti. Via la bandiera della UE, al suo posto lo stemma del continente africano. Nel bellunese l'ennesima vittima sul lavoro, un tecnico rimasto schiacciato dalla seggiovia. Per il sindacato alla base dell'incidente potrebbe esserci un errore di comunicazione tra colleghi. Preso dai carabinieri in Germania, un presunto boss dell'Andrangheta era evaso dai domiciliari a Scorzè 3 anni fa. L'operazione nel giorno di insediamento del generale Giuseppe Deliso al vertice della regione carabinieri del Veneto. Ticket d'ingresso a Venezia costerà 5 euro, sperimentazione nei fine settimana a partire dalla prossima primavera. I residenti in Veneto non dovranno pagare, ma saranno obbligati alla prenotazione. Avvistato un orso a una ventina di chilometri a nord di Verona, la polizia provinciale conferma tracce di un esemplare adulto e di un cucciolo. L'esemplare potrebbe essere sceso dal Trentino. Alla mostra del cinema di Venezia, la protesta clamorosa di Non Una di Meno e del centro sociale Morion. Attivisti a torso nudo contestano Woody Allen e le altre stelle del cinema coinvolte in procedimenti per abusi sessuali. TG Meteo News, ben ritrovati. Li avete sentiti dunque i titoli delle principali notizie. Ancora una volta in apertura l'emergenza migranti con la visita un po' a sorpresa oggi del vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, nel quello che è il più grande hub per migranti in Veneto, 600 persone che sono ospitate in un'ex caserma, l'ex caserma Serena, al confine tra il comune di Caser e il comune di Treviso. C'è stato anche l'annuncio che una cinquantina di loro sarà presto in Vaticano, ricevuto da Papa Francesco. E poi, per quanto riguarda le condizioni di dignità umana all'interno di quella struttura, il Monsignor Tomasi dice che sono rispettate. Allora partiamo da qua con il servizio di Johnny Lazzarotto. Che il 20 di settembre andremo con 50 ospiti di questa struttura in udienza dal Santo Padre. La notizia dell'incontro con Papa Francesco tra pochi giorni arriva direttamente dalla voce di Gian Lorenzo Marinese, presidente dell'associazione che gestisce l'ex caserma Serena, all'interno della quale oggi trovano ospitalità circa 600 migranti. Un segno importante, quello del viaggio a Roma, nel giorno in cui è arrivato in visita per la prima volta il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. 2 ore all'interno, tra canti, celebrazioni e scambio di doni, assieme ai sindaci di Treviso e Casier, agli ospiti e a chi lavora all'ex caserma, che dal 2015 ospita, di emergenza in emergenza, migranti provenienti da ogni parte del mondo. Un hub, il più grande del Veneto, nel quale Monsignor Tomasi ha voluto vedere con i propri occhi come si vive all'interno. Passando davanti si vedono dei muri e dietro si vede una ordinata convivenza di persone che ricevono una accoglienza, viene rispettata e favorita la loro dignità e cercano insieme di fare il possibile per un futuro migliore. Oggi, nonostante gli oltre 600 migranti ospitati, la situazione non pare presentare criticità eccessive. L'ex caserma Serena rappresenta però il tipo di accoglienza in grandi strutture che in molti, amministratori e sindaci compresi, non vogliono. Io ritengo però che strutture così grandi, con un numero così importante di persone, non siano la soluzione per un'accoglienza e non siano la soluzione per un percorso di integrazione. L'appello al governo e all'Europa è di metter mano alle politiche internazionali, perché è evidente che serve una soluzione diversa. Soluzione che dall'alto però deve calarsi nei territori al meglio. Le prefetture hanno chiesto aiuto ai sindaci. Monsignor Tomasi ai migranti ha detto che ognuno deve fare la propria parte e ai microfoni traduce il messaggio in un'apertura, disponibilità da parte delle strutture della Chiesa. Lì dove ci sono possibilità, lì dove ci sono risorse, è bene che le parrocchie si attivino, avranno tutto il sostegno sia logistico che anche di mediazione, per esempio dalla Caritas, che è deputata a questo in diocesi, ma in questo ci vuole un lavoro di rete, di collaborazione piena con i comuni, con la regione, con lo Stato ovviamente. A conclusione dell'incontro i sindaci hanno peraltro ricevuto un elenco dei migranti presenti con le rispettive professionalità. Sarà consegnato alle categorie economiche del territorio per facilitare l'inserimento lavorativo del maggior numero di persone.
L'altra faccia della medaglia sul tema immigrazione ci porta nel Veronese, ancora a Legnago, con un'altra protesta del sindaco che nelle settimane scorse aveva posto la fascia tricolore nell'armadio dicendo non la tiro più fuori durante le cerimonie perché è la mia protesta contro il governo che ci ha lasciati soli. Adesso un'altra protesta, questa volta contro l'Europa, con lo stemma dell'Africa posizionato sulla bandiera della UE. Vediamo. Non la vuole chiamare provocazione, ma una presa d'atto di una situazione che ritiene insostenibile. Il sindaco leghista di Legnago, Graziano Lorenzetti, a capo di una giunta sostenuta da Fratelli d'Italia e Forza Italia, mostra nel suo ufficio la bandiera dell'Unione Africana, con il continente nero in mezzo alle stelle dell'Unione Europea. È una presa d'atto di una situazione reale e noi abbiamo questi immigrati del Nord Africa che sul territorio nostro stanno dicendo che qui siamo in Africa e che decidiamo noi, tanto voi non potete fare assolutamente niente, che di fatto è così con le norme, con le leggi che sono in vigore, dove persino le forze dell'ordine sono in difficoltà su questa cosa. Non vuole essere una contestazione contro il governo di centrodestra, ha aggiunto Lorenzetti, ma un grido d'allarme che lancia a chi deve assumere decisioni importanti. Finora si sta rincorrendo l'emergenza e gli effetti conseguenti all'immigrazione, ma non si sta valutando quali sono le cause. Bisogna incidere sulle cause. E io penso che non sia una risorsa questa situazione, sia una difficoltà per i nostri cittadini, che non sono tutelate anche dalle leggi vigenti. E noi speriamo che questi decreti che stanno per arrivare servano a qualcosa, che modificano la situazione difficile che i nostri cittadini stanno vivendo. Lorenzetti non è nuovo a gesti di questo tipo. Un mese fa aveva inscenato lo sciopero della fascia tricolore riposta nell'armadio e non più utilizzata per protestare contro la possibile apertura di un CAS a Legnago. La nuova protesta potrebbe però creargli qualche problema, visto che il decreto sulla disciplina d'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. E adesso invece la morte sul lavoro sarà lutto cittadino a Livinallongo, dopo il tecnico rimasto schiacciato dalla seggiovia. Per il sindacato della CISL, alla base dell'incidente potrebbe esserci anche un errore di comunicazione tra colleghi. Sentiamo. Incidente sul lavoro sulla funivia del Padon. Massimo Crepaz, 57enne di Livinallongo, dipendente della funivie Arabba, è morto durante un intervento di manutenzione in località Montauta de Ornera. Attorno alle 10.30 la centrale del 118 è stata attivata per l'emergenza in quota. Sul posto sono state inviate le squadre del soccorso alpino di Val Pettorina e Livinallongo insieme al Pelican. Purtroppo, una volta sul posto, al personale medico non è restato che constatare il decesso dell'operatore, che al momento dell'incidente mortale stava lavorando sul 13° palo della seggiovia in prossimità del rifugio. Le dinamiche dell'incidente mortale sono al vaglio di Spisa e Carabinieri, ma sarebbero collegate a un contatto con il sistema di movimento, per cui l'uomo è rimasto incastrato su un cavo dell'impianto. La salma è stata trasportata al Passo Fedaia e affidata ai Carabinieri e al carro funebre per il trasporto all'ospedale di Belluno, dove è stata messa a disposizione della magistratura. La procura ha disposto il sequestro del carrello su cui la vittima stava lavorando. Servono procedure di sicurezza più severe per la manutenzione degli impianti e per tutti i cantieri, così come regole e pene più rigide per punire i responsabili delle morti e degli infortuni, commenta il segretario generale della CISL Belluno Treviso, Massimiliano Paglini. Noi stiamo facendo l'impossibile, c'è un tavolo anche regionale, dopodiché le dico che la cultura a salvaguardia della sicurezza del lavoro è una cultura che deve essere diffusa. Le imprese stanno investendo, c'è sicuramente molta attenzione, però è altrettanto vero che si può fare ancora di più. Dobbiamo purtroppo sottolineare due dati, osserva invece il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Il Veneto si conferma in testa alla classifica per incidenti e morti sul posto di lavoro fino al 31 luglio. I dati certificati indicavano 51 caduti nella nostra regione. In secondo luogo, la carenza di personale degli spisal e dei tribunali contribuisce a rendere meno sicuri i luoghi di lavoro dove si fanno mediamente meno controlli che in altre regioni. Non si può assistere passivamente a questo bollettino di guerra. Ladri in azione a Monticchio Maggiore nel Vicentino, rubate 2 tonnellate di rame. E i banditi durante la fuga hanno anche causato dei danni all'edificio. Sentiamo.
Hanno divelto la recinzione, scassinato il portone d'ingresso e nel giro di pochi minuti sono riusciti a rubare 2 tonnellate di rame del valore di 20.000 euro. Sono ancora scossi i titolari dell'azienda elettromeccanica Leda di Via Chemello a Montecchio Maggiore. Nel pomeriggio di domenica 3 settembre, 5 malviventi si sono introdotti nella loro azienda e li hanno derubati, provocando 10.000 euro di danni che vanno a sommarsi al valore del metallo rubato. Nonostante i sofisticati sistemi di allarme, i ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari stanno indagando per identificare i responsabili. Questi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il loro volto era coperto. L'unica certezza è che sono fuggiti con un furgoncino rosso parcheggiato a ridosso della recinzione di Velta. Non si tratta del primo furto che avviene all'azienda di Via Chemello, dove ogni giorno vengono lavorati centinaia di migliaia di chili di rame. È stato deciso dalla Giunta di Venezia, il ticket di ingresso in città costerà 5 euro, la sperimentazione nei fine settimana una 30ina di giorni durante tutto l'anno a partire dalla prossima primavera. I residenti in Veneto non dovranno pagare ma saranno comunque obbligati a prenotare la loro visita a Venezia. Il servizio. Atteso, discusso, rimandato a più riprese, arriva il via libera per il ticket d'ingresso a Venezia. La giunta comunale ha approvato la delibera. Dalla prossima primavera si parte con la sperimentazione. 30 giornate, per lo più punti primaverili e weekend estivi, il calendario definitivo a breve, nelle quali per visitare la città più bella del mondo il turista giornaliero, il cosiddetto mordi e fuggi, dovrà prenotare e pagare inizialmente un contributo di 5 euro. E finalmente approdiamo per la fase finale in Consiglio Comunale per l'approvazione il 12 di settembre. Finalmente si cercherà concretamente di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni giorni dell'anno. Le scene di campi e calli impraticabili, la folla, la ressa nei vaporetti, le lunghe code, il sovraffollamento, i disagi per quelli, sempre meno, che a Venezia ci vivono. Si vogliono tutelare i residenti che saranno esclusi dal contributo, così come i lavoratori, anche pendolari, e gli studenti. Esenti i turisti che dormono a Venezia, i bambini fino a 14 anni, chi necessita di cure o partecipa a manifestazioni sportive, così come il coniuge, il convivente, i parenti fino al terzo grado. Oltre ai cittadini del Veneto che però avranno l'obbligo di prenotarsi sul portale online che assicurano sarà veloce e intuitivo. Cercheremo di pesare il meno possibile in termini di oneri sulla prenotazione, sarà invece molto semplice, molto, molto legata al digitale e consentirà di raccontare al mondo che in alcune giornate, nelle giornate particolarmente affollate, non è consigliabile la visita in giornata alla città e quindi conviene prenotarsi per un altro periodo, scegliere un altro giorno. Venezia è apripista mondiale del ticket d'ingresso di una città che cambia, si fa smart e sostenibile anche dal punto di vista del flusso turistico per tutelare una città tanto bella quanto fragile. Le linee guida fissate prevedono anche controlli e sanzioni, il tutto elaborato, sottolineo dal comune, ascoltando i cittadini attraverso una consultazione online e recependo anche alcune indicazioni sorte in dibattito. Sarà quindi l'occasione di sperimentare questo sistema per migliorarlo, per affinarlo e per poterlo poi estendere negli anni a seguire per più periodi o per più giornate o anche per tutto l'anno eventualmente. Sarà quindi una sperimentazione a cui noi ci approcciamo con grande sensibilità, con grande anche umiltà, perché siamo convinti che sia un percorso sicuramente migliorabile, sicuramente oggetto di interventi che possano in qualche modo renderlo ancora più fluido nella sua gestione. È una campagna di comunicazione che accompagnerà l'introduzione del contributo d'accesso e della prenotazione obbligatoria che ci aiuterà a raccontare al mondo appunto questa filosofia. E lo avete sentito dai titoli, è stato catturato in Germania un presunto boss della 'Ndrangheta, condannato anche all'ergastolo, era evaso dai domiciliari a Scorzè 3 anni fa. L'operazione proprio nel primo giorno di insediamento del generale dei Carabinieri Giuseppe Deliso al vertice della Legione Carabinieri del Veneto, lui che i latitanti li ha catturati 400, l'ultimo in ordine di tempo, Matteo Messina Denaro.
Ricercato da 3 anni, il killer dell'Ndrangheta Valerio Salvatore Crivello è stato arrestato in Germania dai carabinieri di Venezia nel 2020, evase dai domiciliari a Scorzè. L'operazione nel giorno di insediamento del nuovo comandante della Legione Carabinieri del Veneto, un pezzo grosso nella lotta ai clan mafiosi, il generale di brigata Giuseppe Deliso. Il militare era ai vertici del comando provinciale di Palermo quando il 16 gennaio i carabinieri delle ROS, reparto operativo speciale, arrestarono il capo dei capi di Cosa Nostra, il super latitante Matteo Messina Denaro, ricercato da 30 anni. Proprio nella stanza di Deliso era allestita la Situation Room per l'operazione entrata nella storia. Matteo Messina Denaro è stato un risultato che ha raggiunto l'arma dei carabinieri. Ci sono voluti anni, ma il successo investigativo va attribuito al raggruppamento operativo speciale. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza mettendola a disposizione dei miei collaboratori. Negli ultimi 2 anni ha arrestato oltre 400 esponenti di Cosa Nostra, dalla Sicilia al Veneto, e la lotta alla mafia continua. Non ho la conoscenza del territorio, sarei presuntuoso a fare eventuali bilanci o a dare eventuali giudizi. D'oggi a capo dei 5.000 carabinieri del Veneto, 32 compagnie e 269 stazioni, è ricordato nel suo discorso l'uscente comandante, il generale Giuseppe Spina. Durante la cerimonia solenne alla sede di Padova ha rivolto un pensiero agli uomini e alle donne dell'arma, sempre più vittime di aggressioni e violenze che scattano anche solo a seguito di un controllo. 438 carabinieri feriti negli ultimi 2 anni. Ci tenevo che fosse l'unico numero e che fosse l'unico numero che potesse essere ricordato, perché 438 carabinieri rimasti feriti in questi 2 anni è qualcosa di molto importante, perché c'è una cresciuta diffusa aggressività che non è più solo verbale, orale, ma è proprio fisica, di persone che vengono sottoposte a identificazione e controllo, che reagiscono in maniera fisica. Anche solo l'altro giorno nel veneziano, una 22enne in stato di alterazione emotiva, contrapposizione fisica, un brigadiere ha riportato la frattura dell'omero, 30 giorni di convalescenza. Questo è il quotidiano. In più, con i 6.400 giorni di assenza dal servizio, per un amministratore delegato di un'azienda ha un valore. L'imprenditoria, l'impresa, la politica in lutto. È scomparso a 84 anni Lorenzo Cagnoni, era il presidente delle fiere di Rimini e di Vicenza. Quando mancano appena 3 giorni all'apertura di Vicenza Oro, una delle più importanti rassegne della fiera di Vicenza, arriva la notizia della morte di Lorenzo Cagnoni, il presidente di Italian Exhibition Group. Proprio questa realtà economica era nata il 1 novembre del 2016 dalla integrazione fra la fiera di Rimini, che Cagnoni aveva fatto crescere con importantissime iniziative, e appunto la fiera di Vicenza. Esattamente un anno fa, nel settembre 2022, avevamo sentito Lorenzo Cagnoni riaffermare la centralità del comparto dell'oro nel progetto quinquennale di sviluppo di IEG. Vicenza Oro rappresenta la punta di diamante di un settore e nel nostro piano di sviluppo 2022-2027 noi pensiamo che il settore dell'oro debba essere un punto centrale della nostra operazione di grande sviluppo e di crescita che pensiamo possibile in questi 5 anni. Un ruolo importante porta con sé, aveva detto Cagnoni, anche importanti investimenti. Una bomboniera in grado di custodire un gioiello come quello di Fiera di Vicenza e di portarlo a ipotesi di forte sviluppo. Vicenza in Festival. Anche quest'anno tornano i grandi eventi in Piazza dei Signori. 6 settembre, Robert Plant. 7 settembre, Panariello vs Masini. Ti innamorerai, forse non di me. 8 settembre, Gigi D'Alessio. L'amore. Vi aspettiamo. Biglietti in vendita su ticketone.it. Info su 2.eventi.com.
La mostra del cinema di Venezia con la contestazione di femministe dei centri sociali Morion a Woody Allen, gli applausi, la maggior parte del pubblico al regista e attore americano e un fuori programma con dei figuranti arrivati da Verona bloccati dalla security. Il servizio. Al Festival del Cinema doveva essere la giornata dell'orgoglio per Verona e per la Repubblica di Venezia. Con il docufilm sulle Pasque veronesi tutto era pronto per rievocare la sollevazione in armi della città scaligera e di Venezia contro gli eserciti di Napoleone Bonaparte. E invece, eccezion fatta per lo spazio della Regione Veneto, i figuranti in divisa e con armi ovviamente finte sono finiti sotto i riflettori della Digos, già ai primi inni a San Marco. San Marco! Gli inni, ma soprattutto le armi, finte ma comunque fedeli riproduzioni di quelle esistenti nel 1797, hanno portato la Digos, secondo il comitato di celebrazione delle Pasque veronesi, a limitare i figuranti nel loro tentativo di accedere alla mostra del cinema dal lato dell'hotel Excelsior e più in generale di muoversi liberamente. L'incredibile forma di restrizione che la Digos di Venezia ha adottato, inaudita, la quarta volta che noi veniamo qui, ci troviamo di fronte a una situazione paradossale di questo tipo, che a Venezia non si può avere le divise veneziane, non si può avere la badia di San Marco, non si può avere gridare via San Marco, non si può marciare, come può marciare delle persone che sono dei miti storici, di formazione da parata, non si possono scattare le foto, non si possono fare le interviste in pubblico. La presentazione del film è stata comunque portata a termine nonostante l'imprevisto incidente diplomatico. Imprevisto per certi versi come la protesta che poche ore prima sul red carpet del Lido ha accompagnato l'arrivo a Venezia di Woody Allen alla mostra per presentare il 50° film della sua lunghissima carriera. A pochi metri di distanza però è esplosa all'improvviso la contestazione di femministe, ma non solo, in rappresentanza dell'associazione Non Una di Meno e del centro sociale Morion di Venezia. Del patriarcato, lo stupratore non è malato. Contestazione contenuta anche in questo caso dalla Digos, con le attiviste che hanno urlato slogan contro Woody Allen, ma anche contro la Biennale, invitando a spegnere i riflettori sugli stupratori. Una manifestazione contro il regista, ma anche contro altri artisti presenti come Roman Polanski e Luc Besson, in passato coinvolti in procedimenti penali per violenze nei confronti delle donne. Ore, insomma, concitate al Lido per un festival del cinema che continua, e non solo per i film, a richiamare l'attenzione del pubblico di tutto il mondo. E ora l'emergenza della peste suina con i macelli che chiudono, con la caccia controllata al cinghiale che viene sospesa. Sentiamo. Succede che siamo in due macelli e abbiamo bloccato l'arrivo dei cinghiali. Causa peste suina e anche perché la regione non ci risponde, non ci dà retta. 1000 cinghiali all'anno da macellare, ma da 2 settimane Enrico Padrina ha deciso di chiudere il macello che si trova all'interno della sua azienda a Villaga. La febbre suina e le nuove normative sanitarie in materia impongono che la macellazione dei cinghiali venga fatta in un altro ambiente, lontano dai maiali. E così chi alleva e macella si ritrova a dover affrontare spese insostenibili, tutte a proprio carico. Qualche anno, più che mesi, che lavoriamo a sostegno, a supporto di iniziative che tendano a controllare la presenza di cinghiali sui colli iberici. È un momento difficile, dobbiamo tutti fare fronte comune. La Regione ci ha promesso che una mano, anche economicamente, ce la darà e a breve. La chiusura dei macelli significa soprattutto che la caccia al cinghiale è sospesa, almeno quella legale, perché il pericolo bracconaggio è sempre dietro l'angolo, un fenomeno incontrollabile. Perché oltre all'attività di controllo con il fucile abbiamo dovuto chiudere anche i chiosini e i recinti di cattura, che funzionavano molto bene. Sono già 2 settimane che sono chiusi e che i cinghiali sguazzano di qua e di là a far danni un po' dappertutto.
Dai cinghiali passiamo agli orsi, perché è stato avvistato un orso a 25-30 km a nord di Verona. Siamo a Cazzano di Tramigna. La polizia provinciale ha confermato, si tratta di un esemplare adulto, con lui anche un cucciolo. L'esemplare potrebbe essere sceso per esempio dal Trentino o dal Baldo. E allora sentiamo il racconto di Silvia Beltrami. Località Monti, contrada Dino, sopra Cazzano di Tramigna, una manciata di case abitata da cacciatori e da agricoltori. È qui in questo parcheggio, vedete là dove c'è la 500 nera, al di là della 500 nera c'è un piccolo orto. È proprio qui che ieri il proprietario proprio dell'auto stava andando a prendersi dei pomodori, quando giunto all'altezza proprio giunto qui dove sono io, ha scorto proprio davanti alla sua auto una grossa sagoma scura. Un animale subito ha pensato, che quando non appena l'ha visto è scappato. Un orso, lui l'ha riconosciuto come un orso che al suo seguito aveva un cucciolo. Spaventato è andato ad avvisare un vicino di casa ed è proprio questo vicino che ci racconta quanto accaduto ieri. Niente, mi ha chiesto se potevo uscire con lui un attimino, perché aveva notato un animale, cioè inizialmente l'aveva preso per un cane accovacciato, nero, scuro. Dopodiché appunto è passato da dove abito, mi ha bussato, mi ha chiesto se uscivo, siamo venuti qua assieme e mi ha detto che appunto, quando invece poi questo animale, che non era un cane ma aveva tutte le sembianze di un orso, si è alzato e lui logicamente è rimasto un attimo scosso dalla faccenda e ha visto che poi da dove ci sono le impronte si è allontanato con un cucciolo. È stata avvisata subito la polizia provinciale, che si è portata qui sul posto con gli agenti proprio della polizia provinciale, che hanno in effetti riscontrato, le vedete anche voi, delle impronte sulla terra dell'orto, impronte dicono riconducibili proprio a un plantigrato. Qui vicino c'è un bidone per la raccolta dell'acqua piovana, ebbene anche in questo bidone sono state riscontrate delle orme che hanno detto sempre, avrebbero detto sempre gli uomini della polizia provinciale, potrebbero appartenere a questo orso, o meglio forse questa orsa, visto che è stata vista con un cucciolo della quale si sono perse le tracce. Ora la polizia provinciale è alla caccia di questo animale per verificare l'attendibilità proprio dell'avvistamento, che comunque a quanto è dato sapere sembra assolutamente verosimile. La voce si è sparsa naturalmente in un attimo tra la manciata di abitanti della contrada immersa in vigneti e uliveti, che questa mattina hanno visto arrivare anche i carabinieri e che ora confidano in queste fototrappole in grado di immortalare l'animale nel caso si ripresentasse. È strano comunque, perché non lo so se qua in questi posti qua può essere vero quelle cose qua, ma adesso dobbiamo vedere se è vero o no, perché non lo so. Al via il 50° pellegrinaggio diocesano a Lourdes dell'Unitalsi Belluno Feltre, oltre 160 i pellegrini presenti, momento di incontro di spiritualità per uomini e donne, ognuno con la propria storia di umanità e di sofferenza, ma che non smettono mai di credere. Sentiamo da Lourdes il racconto della nostra Luisa Venturina. Ci troviamo a Lourdes in Francia, quarto luogo di pellegrinaggio cattolico al mondo. Qui in questi giorni ci sono anche i pellegrini dell'Unitalsi Belluno Feltre, ben oltre 160 persone. La messa in onore a Maria, madre della Chiesa, ha dato il via al 50° pellegrinaggio diocesano presieduto dal vescovo Renato Marangoni. Lourdes è inesauribile, penso, per quello che rappresenta, e soprattutto perché qui, come dire, l'esperienza della guarigione di Dio e quello che rappresenta anche Maria in questo,
passa attraverso l'incontro e la condivisione con tanti ammalati. Ho suggerito di avere la percezione che siamo amati da Dio, che siamo graziati da Lui. E così l'invito è anche quello di lasciarsi stupire da questo dono. A Lourdes si vive un'esperienza di spiritualità e di fede, ma anche di fratellanza. Più di tutto si vive amicizia, serenità, la voglia di stare insieme, la voglia di poter dire, parlare, rivolgersi alla Madonna e tante volte anche stare in silenzio davanti alla grotta. Credo sia la cosa di cui abbiamo bisogno proprio tutti. È un momento di rinnovo, di buttare via tutte le cose, le abitudini inutili, insulse e di ricominciare a vivere con un po' di entusiasmo. Un luogo di incontro, di spiritualità per giovani, per anziani, per malati, per persone che desiderano davvero vivere un'esperienza profonda di fede, di spiritualità, ognuno con il proprio carico di sofferenze ma che non smette mai di credere. Tante volte che vengo e ho emozioni sempre diverse. È la prima volta che vengo e mi sembra un sogno. Tanta, tanta gioia venire qua, che non pensai, insomma, sono tanto contenta. E che domande tante cose alla Madonna, spero che la mi aiuti. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.